Credo anche che, come dire, parlare di trattativa sia dire troppo. Cioè, io credo che questa convenzione debba essere accettata così com'è, per com'è. Non c'è lo spazio in 8 giorni per parlare con, come dire, un soggetto, che non ha neanche considerato una lettera firmata dall'ex ministro e da una serie di intellettuali che chiedevano contezza sull'entità dei lavori, voglio dire, e sul perché questi andavano fatti e sui tempi con cui andavano fatti. Quindi io credo che la nostra posizione, spero che quello che esca in fondo da qui sia che questo giro, l'out-out, lo diamo noi. Sì, potrebbe, lo diceva anche. Tommaso Montanari, comunque appunto che sta in giro, eccetera, eccetera, ha detto che appunto potrebbe venire qui insieme ad altri garanti, potrebbe coinvolgere le persone che appunto materialmente il 4, il 5 agosto sono qui così, e lui mi ha dato una disponibilità di massima il 4, anche lui facendosi, come dire, la persona che coinvolge poi materialmente altre persone che possono essere Massimo Brai, come Settis, come altri. A fare un incontro pubblico qui. La questione Il 4, ci dico. il 4, sì, martedì. La questione Martedì del è 5. martedì 5, no, 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 scusami, no, no, il 5 martedì. Questa è la disponibilità, diciamo, legata a motivi familiari, eccetera, di senati, eccetera. La questione della lettera e di come Calvi ha risposto in quel modo sprezzante, io sono un architetto del teatro, è una questione appunto che secondo me è molto significativa di quello che è stato il Valle e di quello che è quell'esperienza qui. Cioè, nel senso, il Valle è stato, oltretutto quello che è stato detto, un laboratorio di educazione politica, per cui noi 3 anni fa su molte questioni eravamo ingenui, sulle questioni giuridiche, anche sulle questioni di conoscenza del teatro contemporaneo, sulle questioni di che cosa si muove nella scena di elaborazione politica, degli spazi occupati in Italia, eccetera, eccetera, e molte persone sono diventate informate. Con una reciproca educazione in cui non ci sono gli addetti alla cultura, non, appunto che Battiato 30 anni fa voleva mandare in pensione, non ci sono i direttori artistici, in cui appunto è possibile praticare un'assemblea in cui non ci sono gli esperti e poi ci sta quello che fa il cavallo pazzo. Questo laboratorio qui è un laboratorio di educazione politica, per cui si viene qui e a un certo punto uno dice: guarda, stai dicendo una cazzata, forse questa cosa non l'hai sentita, forse è meglio che in qualche modo partecipi all'assemblea. C'è una reale dialettica politica. Questa reale dialettica politica è quella che in qualche modo rischia di andare persa. Rischia di andare persa quando arriva Calvi e dice: vabbè, ma io faccio l'architetto del teatro, che cazzo ne sapete voi? Vabbè, io sono il presidente.